No, chi mi presenta? Vuoi sapere come ti presenterei io? Chi è il più fruttivo? Allora, ringrazio, Max ha già finito. Dai, da Francesco, dai, presentami tu. Mi faccio il tempo. Dai, la non dualità che presenta la dualità, no? Io sono il più aggressivo che c'è in rete. No? Beh, non presento proprio la conferenza. Sì. Fruttarismo democrazia. Qua con noi, Max Gaetano. Ah, vieni qua, Max, che domanda è che hai fatto, chi è più sportivo, no? Forse tu, sì. Però il 95% delle ultime 48 ore. Però con lui c'è confidenza. Ok. Allora vai già. Il mio amico è valida. Rappresentami. Che sapete, grosso potere. Allora, io l'argomento il mitico Max Gaetano, grande destabilizzatore, grande sovvertitore, provocatore nelle liste della che sarà mai registrare un fascicolone altissimo di servizio. Ha passato attraverso una serie di esperimenti alimentari del tipo, non è ripartito la dieta senza buco, poi si è passato attraverso la il crudismo e poi si è approdato quasi medalismo e si è approdato al fruttarismo quasi. E al medalismo ha tentato di imporre in Italia anche ha tentato di propagandare in Italia anche le sorti del respiranesimo del Jericho Sunfire. Però purtroppo proprio qua in questa sede ma devo dire che mancava un po' di presupposti convincenti in Jericho, non mi è sembrato troppo supportato a prove Jericho un po' aggressivo per carattere, non esistono proprio impugnabili. Però devo dire una cosa, che siccome tu hai detto questa cosa qua, io devo parlare di fruttarismo in questa diretta, però io spiego anche il respirarismo. Così, dopodiché, cioè, se spieghiamo scientificamente il respirarismo, non scientificamente in una maniera chissà, però ci sono dei presupposti per il respirarismo, quindi a questo punto il fruttarismo non è più un alieno, il vegano non è più un alieno, il vegetariano non è più un alieno, perché cavoli, perché il vegano dice è alieno, ma c'è il fruttariano non è più un alieno. Fruttariano c'è alieno, ma c'è respirariano più alieno. Allora, nell'aria che voi respirate ci sono dei componenti. Il cibo che voi mangiate è formato da tre componenti principali, sostanzialmente. Sono carboidrati, grassi e proteine. Ora, nell'aria c'è idrogeno, ossigeno, carbonio e azoto. Indovinate quali sono gli elementi che formano carboidrati, grassi e proteine. Secondo voi? Carbonio, acqua, questi tre. Quindi carbonio, idrogeno, ossigeno, idrogeno. Va bene, quindi dimostrato che è possibile che esista il carismo perché l'aria ha tutti i componenti. Respirarismo, o se vogliamo dirla in originale, prefarian in inglese. Pretarianesimo è una parola new age che io penso che è stata inventata per dare un'area di occultismo, di mistero, di puttanate varie, come giusto per capire. Sì, ma è importante che vada in video sta cosa, perché più crei un'area di mistero e occultismo su una cosa che magari è semplicissima, e più crei quello che nel mondo moderno impera, cioè la confusione. Dato che se siamo tutti in un mondo di merda, non è perché è un mondo di merda, perché siamo tutti confusi. Quindi mangiamo la carne, spariamo un bambino, facciamo la vivisezione, ma il mondo non è di merda, il mondo è dentro. Solamente una persona confusa può fare queste cose. Confusa perché? Perché è conflittuale, perché magari non studia l'Advaita Vedanta, come con Francesco potrebbe dire. Comunque, dato messi i presupposti per cui anche il respirarismo può essere scientifico, a sto punto il fruttarismo non è più alieno, dato che se c'è il respirarismo come alieno. Però il fruttarismo ha varie e molteplici componenti. Allora, questo titolo di questa conferenza è fruttarismo e democrazia eretta. Ed è ancora più importante la democrazia eretta, e dopo magari spiegheremo perché tutti assieme. Il fruttarismo ha molteplici componenti, cioè quella scientifica, quella politica, quella ecologica, quella animalista, quella etica. Etica proprio nel senso vero, di antispecista vero, non l'antispecismo solo per difendere i poveri di madre, l'antispecismo per difendere anche coloro che hanno neurotrasmettitori, che alle cui punte, delle radici hanno piccoli cervelli, che si muovono,
che comunicano, e parliamo delle piante. Le piante hanno questo. Le piante soffrono. Quindi perché ammazzarle? Dato che dimostreremo che non c'è nessun motivo scientifico per alimentarsi di piante. Ma poi anche se non soffrissero. E sti cazzi? Adesso perché uno non soffre noi dovremmo poterlo ammazzare. Esistono uomini che hanno la patologia di non soffrire. Sono un po' sfigati perché se cadono non sanno che si sono rotti un femore, continuano a camminare, insomma se non hanno qualcuno che li tutela. Allora secondo voi questi uomini che hanno questa patologia, non ricordo che riguarda l'apparato nervoso, di non soffrire, allora sarebbe giusto sparargli di fronte. Secondo voi è giusto sparare questi uomini solo perché non soffrono? Qualcuno pensa che sia giusto? Quindi anche nel caso che le piante non soffrissero, è giusto ammazzarle perché non soffrono? Però cazzo, hanno le catecolamine, hanno i neurotrasmettitori, comunicano, hanno gli stessi neurotrasmettitori dell'uomo. Questo tanto per parlare di antispecismo, cos'è antispecismo? Però a me piacerebbe che foste voi a dirmi quale tematica vi sembra più interessante, cioè rispetto al frutarismo, il rapporto politico, il rapporto ecologico, il rapporto scientifico, il rapporto salutistico o il rapporto etico. Qualcuno ha a cuore di più, vorreste? Per me scientifico e salutistico, proprio perché mi sto avvicinando un po' al frutarismo. Ok, e tu potresti argomentare su questi due argomenti? Io so di persone che mangiano solo frutta e stanno benissimo e non hanno nessun problema di salute, però ecco, so soltanto cose molto varie, insomma. Questa è la parte salutistica, l'altra sì, detto? Scientifico. Infatti è quello che mi interessa di più proprio perché ho conoscenze solo varie. Dimmi quali sono. Tanto io vorrei subito creare il dibattito, sì. Perché se devo fare democrazia diretta, a me creiamo la democrazia diretta. Non devo essere io che faccio la mia relazione e poi dopo un dibattito. Facciamolo subito. Beh, io insomma facendo molto sport, mangio molte banane perché so che contengono potassio che fa bene anche all'attività, ai muscoli, ad esempio, adesso parlando così a mano. E poi anche l'avocado fa molto bene perché contiene anche dei grassi e delle proteine. Però so che sono praticamente gli unici due frutti che contengono proteine, poi magari mi sbaglio, ci sono anche altri. Tutti contengono proteine, nel senso che ce ne sono alcuni che ce ne hanno in quantità minore, alcuni in quantità maggiore, ad esempio le olive hanno 1,4 grammi di proteine ogni 100 grammi. A me piace tanto mangiarle perché spesso tendo a scendere di peso, allora sono frutto molto sostanzioso. Le banane hanno ancora un'ultima cosa per fare sport, lasciando stare il fatto del potassio che sono a qualche centinaia di milligrammi, hanno tanti grammi di carboidrati molto buoni. Che ti danno una bella energia per muoverti. Magari su questa cosa spieghiamo che la frutta non è la frutta zuccherina, la frutta è qualsiasi cosa che la pianta, dal fiore si trasforma in frutto e c'è un seme. Quindi quando tu dici una zucchina, una verdura, una melanzana, una verdura. Frutta, altre cazzate? Cioè, quindi il pomodoro sarebbe. Pomodoro è una verdura? E il cazzo di semi che c'hanno dentro cosa sono? Solo gli ortolani, i figli ortolani sanno che sono ovviamente dei frutti. Ma la frutta che dobbiamo chiamare frutto ortaggio, perché purtroppo la confusione è imperante, perché chiamerei solo frutta poco zuccherina. Frutta più zuccherina. E te tanta, c'è la zucca, i fagiolini. Tra l'altro il fagiolino è particolare perché è l'unico frutto il cui seme è un protoseme. Non è ancora un seme formato. Questo ha delle valenze sia etiche, che però io non ho ancora ben sviluppato, non conosco molto bene, sia salutistiche, perché i semi, essendo figli della pianta, hanno delle sostanze, dei metaboliti secondari, cioè delle tossine. La pianta non è che è stupida, la pianta non vuole che tu gli rompi il cazzo a lei e ai suoi figli, ai suoi potenziali figli. Quelli che Delia chiama sostanze. Principi antinutrizionali, Delia, cui libro adesso non abbiamo qua, ma abbiamo solo le fotocopie perché è andato, diciamo, venduto tutto online. Delia, che per chi non lo sapesse, ha scritto un libro che è un riassunto di tutta la sua vita e si chiama Le ragioni del vegetarismo, un'analisi scientifica, ma questo è il sottotitolo, niente in realtà dell'alimentazione umana. Ovviamente Delia si dovrà confrontare con un pubblico di drogati onnivori
anche se le sue analisi finali sono dell'uomo frustariano che mangia la frutta, lui ha fatto tutta un'ampia documentazione scientifica su perché l'uomo è vegetariano e vegano. Ma noi non siamo qui a parlare né di vegetarismo né di veganismo, perché ne ha parlato prima Cristina, e dato che siamo qui a proseguire il lavoro di Delia, il quale è anche incompleto come lavoro, perché tutti i suoi allievi hanno portato avanti i suoi discorsi arrivando a migliorarli. Per esempio il pH delle urine, Delia non ne parla, o non so neanche se parla del neurotrasmettitore delle piante. Però andiamo avanti, lo spy dello spot, sei vivo, mi sembri in buona forma. Sì, ma io sono vegano, tanto che ci sarebbe sei vegano, fruttariano, però mi sto avvicinando. Vabbè, ancora oggi i medici sportivi hanno sto mito delle proteine, ancora oggi, perché io non so se voi avete qualche nome, ma tutti i campioni sportivi hanno ancora sta paranoia delle proteine. C'è un marasoneta che è 80-10-10. Sì, lista. 80, sì. Quello che gli chiedono ma sei troppo magro, lui gli risponde ma non siete troppo lenti. Troppo lenti, vero, vero. Tra l'altro il fruttarismo non ti aumenta la forza muscolare che sollevi in più, ma è palesemente dimostrato che ti aumenta la resistenza. Resistenza. Ma in una maniera spaventevole. Io da un libro giocavo a calcetto, paragonato con lo stesso tipo di... mi allenavo pochissimo, giocavo ogni tanto, sia allora che oggi. Dopo 10 minuti ero spompato e gli altri onnivori correvano perché erano un po' più allenati. Oggi io sempre senza allenamento vado a giocare con le stesse persone. Dopo un'ora io ancora corro con una limpa, loro sono spompati sotto il caldo, tant'è che la squadra che arriva dopo, a volte gli manca uno e sono sempre lì che vado a giocare con loro. Per quanto riguarda la resistenza. Hai anche perso peso. Loro però sì. No, però nel senso sarei tipo 20-30 kg sì, sì. Il mio parametro sono loro, sono io, sì. Il mio parametro sono io e sono loro. Loro sono morti dopo un'ora. E io vado a giocare e io non sono allenato, e loro giocano tutti i giovedì, e io gioco ogni tanto. Dov'è la differenza? Io sono quasi, non sono fruttariano, sono quasi fruttariano, prevalentemente frutto ortaggio e poca frutta zuccherina, a parte la melastate, di cui magari parliamo dopo, però io volevo andare avanti con. Qualcun altro ha... Allora, sin da piccoli, praticamente la nostra alimentazione... Devi alzare la voce perché la videocamera... Sin da neonati, la nostra alimentazione primaria è il latte, e c'è il 2% di proteine. La frutta ha la stessa capacità, 2%. Quindi questo ci fa riflettere, cioè sul fatto che le proteine non devono essere così tante. Non solo. E anche i gorilla, che sono... non mangiano carne, che sono vegetariani in un certo senso. Ci danno dimostrazione che effettivamente non serve fare avere dei muscoli, cioè tutta quella carne che magari vendono i culturisti che fanno bodybuilding, per esempio. Cioè quindi questo qui fa bene. Hai fatto un ottimo esempio, i gorilla sono molto forti, molto forti. Vorrei vedere un culturista se... La forza di un gorilla praticamente ci vogliono tre uomini in un solo orto, cioè sviluppa la forza di tre uomini, 3-4 uomini. Però tornando al latte, tu hai anche esagerato, perché non è vero che al 2%, al 2% nel picco finale, cioè nel massimo, ma lui parte dallo 0,2, arriva al 2 e scende allo 0,2. E al 2 quando proprio il corpo triplica il peso, triplica è tanto, Trovami un culturista che ha triplicato il suo peso. Oltre a quello, le proteine non è che direttamente dall'alimentazione arrivano ai nostri muscoli, quindi vengono scissi gli aminoacidi. Bravo. E poi dopo sono altre proteine. E poi, tra le proteine stesse della frutta, alcune vanno direttamente sui muscoli, cioè quasi direttamente, velocemente. Rispetto alla carne, che ci mette per essere scomposta in aminoacidi, ci mette molto più tempo. Oltretutto, cioè nella frutta ci sono molti aminoacidi. E poi formeranno le proteine, quindi la velocità con cui tu formi i muscoli, con la frutta li formi molto prima. Vedete l'importanza del dibattito? Ma sapete quante persone come lui vanno ai convegni, magari sono un po' timide, non parlano, e poi ne sanno più delle loro cose? Non sono più un ascoltatore che non ne fa. Vabbè, uno potete ascoltare, cazzo, acquisisce. Non ha solo una funzione di sfamare, ma anche di dissetare. Aspetta, volevo collegarmi a lui. Allora, l'ultima parte che hai detto era allora, gli amminoacidi. Il corpo, i muscoli si fanno
con gli aminoacidi, non con le proteine, perché se tu dai le proteine il corpo deve scindere gli aminoacidi, ricostruire la proteina, è una spesa della Madonna. Siccome noi dobbiamo ragionare in termini di minor spesa, minore lavoro, se vogliamo essere efficienti, perché se vogliamo essere così, va bene, ragioniamo in termini di grande lavoro. Se siamo qua per fare i ricercatori, l'aminoacido va a fare la vera proteina che serve al muscolo. La proteina no, deve essere uccisa, ed è un lavoro della Madonna. Ed è la stessa cosa, per cui dopo parleremo anche del fatto che il fruttosio, che è prevalentemente della mela, non della frutta zuccherina che prevalente il glucosio, entra nella cellula col trasporto attivo, cioè col trasporto passivo, quindi senza lavoro, mentre il glucosio entra col trasporto attivo, quindi c'è un lavoro, anche per far entrare il glucosio nella cellula. Tu dicevi qualcosa? Parlavo del fatto che la frutta di seta, oltre che spannare, perché solitamente è costituita dall'80 al 90% d'acqua. Però c'è un conflitto di interessi, eh? A meno che tu non lavi l'olivo e le prenda senza sale, cazzo, tu hai tanta sete se non sono libero. Con le olive sì. Però mi sono accorto di una cosa che accade un po' stranamente con la frutta. Mi sono accorto che passare da cereali ai legumi, la frutta, a volte ad assumere un po' di sale, mi trovo a sentirmi meno stanco. E questo è un altro motivo interessante da approfondire, perché non puoi passare da droga 1000 a droga 0 in pochi secondi. Trovate un eroe nomade che si buca 3 volte al giorno e poi finisce. Non puoi passare da sale 1000 a sale 0. Sì, no? Però per alcune cose, ad esempio smettere di fumare all'improvviso, è una droga anche quella. E guarda che c'è anche nella sigaretta, c'è anche saccarosio. Quindi in realtà tu smetti la sigaretta e poi ti vai a sfondare il saccarosio. Infatti tanti ingrassano. Non è vero, per la mia esperienza personale non è vero. Io smetto di fumare dopo tantissimi anni di fumo, ho smesso di fumare da un giorno all'altro, ero già vegana, non è aumentato il mio peso, non mi sono stato. È vero, piatto. Sono stato parziale. In realtà tutto quello che vi dico oggi è il 50% di quello che siete. L'altro 50% è della mente. Tu potresti aver risolto un conflitto mentale. E siccome fumare e mangiare vuol dire portare energia da qua a qua, nel caso del cibo, o da qua nei polmoni, magari tu hai risolto un conflitto mentale che avevi e adesso la tua energia l'hai potuta riportare qua. Effettivamente tutto è il 50%, il cibo è sempre il 50%, l'altro 50% è la mente, tant'è vero che la madre di tutte le ricerche di Delia che poi ci arrivano davanti è l'acidificazione. L'acidificazione sì, arriva dal cibo, è vero, latticini, carne, farina raffinata, tutto quello che non è fruttosaggio o addirittura le povere piante che però non diventa così secondari. L'altro 50% sono i pensieri acidi, sono i pensieri tossici e quindi tutto ciò che produce acidificazione. Però a parità di conflitto non puoi passare da droga 1000 a droga 0, perché un renomane avrà quanti conflitti avrà un renomane? Non pochi, no? Per uno abituale che si buca tanto, quindi risolvere i suoi conflitti così come fa tutto con la sigaretta è difficile, difficile. Quindi passare da droga 1000 a droga 0 con le sigarette è relativamente facile, ma con il cibo è molto più difficile, tant'è che già la sigaretta io sono un caso a parte, perché per me è stato tutto dall'oggi al domani, adesso sto provando con la frutta, dall'oggi al domani non ho problemi. Esiste una percentuale di popolazione piccola che ha grande facilità nei cambiamenti, ce ne esiste una molto grande che ha grande difficoltà nei cambiamenti. Guarda, io non ho notato particolari problemi o richieste di gusto, ho notato più che una cosa mentale un fattore fisico, perché non cerco tanto il sapore del sale quanto mi accorgo che assumendone il mio corpo reagisce positivamente. Ah, il sale infatti, quindi non solo passare da droga 1000 a droga 0, il sale interagisce con la pressione. Quindi tutti quelli che sono arrivati quasi a togliere il sale in maniera definitiva si erano accorti che in un periodo della loro vita, quando facevano questi movimenti, così, velocemente, avevano un secondo così, anche erano proprio questi. Io già tendo ad avere la pressione bassa. Figurati, poi forse perché si ecco perché l'ha sentito. Io in questo momento l'ho fatto, non ho avuto niente, però tipo 6 mesi fa avrei avuto anch'io un. Molti di quelli che si alzano dal letto velocemente, quelli che in doccia stanno in vasca e si alzano dal letto, ma è normale perché la pressione è troppo alta, la gente ha la pressione alta. Scusami, io sapevo che era la pressione bassa. Beh,
sarebbe la pressione bassa, questa cosa non l'ho mai sentito dire. Comunque il fatto che il sale il sale vi modifica la pressione e per un lo togli il corpo si deve stabilizzare, non è abituato, e questo è proprio come l'eroinomane che toglie l'eroina dentro il corpo. La funzione di ritenzione idrica è sale. Qui torniamo ai culturisti e a quelli che fanno sport, soprattutto non quelli di resistenza, ma quelli che fanno sport, lì sono pieni di acqua. Abbiamo un orangutango, è un culturista, che è tutta acqua, cioè anche l'allenamento conta, cioè il muscolo si forma con l'allenamento, che tu sia respirariano, fruttariano, onnivoro, azione e reazione, si forma così. Il cibo può solo ostacolare questa formazione, a meno che non sia fittizia, perché acqua forza un cazzo, arriva un orangutango, uno sberlone, e ti è fruttariano e ti scaramenta dove ti devi scaramentare. Infatti i culturisti mangiano il sale prima delle esibizioni. Quello penso che lo sappiano più. Stanno senza per 48 ore per far vedere il muscolo più definito. No, poi mangiano le manciate. Ah, aspetta, ci sono, diverse tipologie di culturista, eh. C'è chi fa definizione, sì, e chi fa forza. Non so come si chiama forza. Il definito sicuramente il sale no. Ma chi fa. Le ultime 48 ore sta senza. Figura, no? Figura. E assume tanti carboidrati per gonfiare di glicogeno il muscolo. Di glicogeno. Io sapevo che mangiavano proprio il sale a manciate, forse perché ti tira la pelle, no? Ti tira la pelle fa. Perché non bevono. Forse non bevono. No, non bevono, mangiano il sale. Perché soffrono. Soffro però vengono tirati, cioè. Sì. Diciamo che fisicamente sì, perché il sale assorbe l'acqua quando lo vengono a Milano. In strada, cosa che a Roma non fanno, perché due gocce dei giochi di neve a Roma era tutta bloccata, c'era una mitica conferenza di Gino Marra al teatro che non venne quasi nessuno per questo motivo. È vero, sì, ma soffrono, cazzo. Tu pensa a sfondarti di formaggio e poi non la pizza. La reazione che pensate. E adesso sarà talmente bombato di altro che sono talmente che non soffrono neanche. Qualcun altro vuole intervenire? A me piacerebbe, dato che mi piace come cosa perché non ne conosco, mi piacerebbe se è possibile sentire la tua esperienza. La mia esperienza, però io non sono tutoriano, io sono ancora all'80-90%, però vi dico una cosa. E quindi cosa mangi? Guarda, fino a un mese fa la mia base era avocado e mele stark. Più il 10% dove sforavo poteva essere una patata o un pezzo di pane. Non mi ricordo neanche tanto bene, qualche strinaceo, non so, grogi, a volte mi sono delle voglie, sono magari voglie di infanzia, voglie. Perché poi alla fine è difficile perché molti di noi abbiamo. Bella bistecca, No, più che altro la vera droga secondo me sono i farinaci, cioè quando uno sente l'odore del pane piuttosto che della pizza, è una voglia pazzesca. Non è una droga questa, non è una droga, è un mix. È un mix, non è una droga. Mix di sale, saccarosio, lo zucchero, come si chiamano gli zuccheri gli amidi che sono gli zuccheri, insomma, pesanti. Sono tanti gli amidi, gli zuccheri. Diciamo che gli amidi si convertono rapidamente in zuccheri. Sì, diventano glucosio. Esatto. Ed è molto drogante. Il glucosio è dunque il molto drogante. Esatto. Molto drogante. Infatti va bene anche se è un po'. È un mix, i mix sono le cose peggiori. Cioè il crack ti. Cioè cos'è una droga? La droga è quella che dà dipendenza o sofazione. La dipendenza che dà il pane o che dà la pizza, niente al mondo, non c'è un'altra droga, perché è un mix talmente forte e ancestrale, oserei dire, perché ormai sono centinaia di anni, non so. Cioè tutte le altre droghe, a parte forse. Ma neanche, non so. Fidelizzati del McDonald's. Sì, ditemi una droga che è pesante, che esiste da tanto, non so, l'eroina, ma quanto esiste da tanto? L'oppio, 100 anni. Più. Sì, l'oppio forse. L'oppio da 150 anni. Ma pensare il danno più l'oppio da 500 anni. In questo specifico caso, cioè la droga, ma perché da dipendenza. La dipendenza cosa crea? L'accumulo piano piano di questa droga che non ti ammazza nel momento, ma l'accumulo piano piano tutti i giorni nelle cellule,
è pesante. De lì a parlare della carne, sì, però perché non sarebbe salutare la, tipo il pane integrale o del genere. Allora, innanzitutto l'integrale sembra che non esiste niente. Niente, è tutto raffinato con l'aggiunta di crusca su tutto il pane. Forse qualche pasta raffinata al bronzo con un produttore molto piccolo, forse integrale. Ma le patologie più consistenti nel mondo occidentale e orientale sono nate con la raffinazione della farina. Dato che la carne alla fin fine la mangiavano sempre in pochi, ed è un danno, ma invece che vivere 150 anni, magari ne vivi 100, con i farinacei le popolazioni invece che vivere 100 vivono 70. Tant'è che i cinesi, da chi hanno cominciato a raffinare i cereali, hanno cominciato ad avere patologie che non avevano mai conosciuto. Il fatto di vivere 150 anni, noi siamo l'unico essere vivente nel mondo, comunque diciamo della categoria animali, che non vive 20 volte la fine della propria pubertà, quindi diciamo i 21 anni quando le ossa sono, diciamo, finite. Quindi 21 per 7, nella matematica è un'opinione, 147, giusto? Non ci stanno i record, 120, 130, se sti cazzi, gli animali vivono 7 volte la loro libertà. Allora c'è qualche veleno che ci toglie, ma non solo che non arriviamo a quell'età, che ci arriviamo bene, bene, in ottima forma. Non è arrivare a un'età elevata, rincoglionito e con l'artrosi, acidificato dalla carne, dalla ticina, arrivarci bene. Il timidone vuol dire con noi. Gli antiossidanti come la mettiamo? Ma rispondi, ma quanto è bello, dai, cazzo. Che alla fine, se non si arriva, si riduce sempre l'età per le patologie, perché molte volte con la costruzione di sfuggire queste sostanze. Quindi chi prende le sostanze ha una prospettiva un po' più lunga. Certo. E la vitamina C e alcune vitamine del gruppo B rimangono se ci prendono di culo. Certo. E la B12? La B12. No, aspetta, gli antiossidanti c'è una cosa. Ma facciamo una alla volta. La B12. Allora, dopo parliamo di antiossidanti, la B12, che è importante, è secreta da un batterio. Ora, c'è la B12, non è che mangiando la... Siccome gli esami del sangue li fanno fare solo i vegani, quelli specifici sulla B12, gli onnivori non li fanno, gli onnivori saranno carenti di B12 a manetta, ma non lo fanno con l'esame, come fanno a saperlo? Il vegano lo fa, è carente perché il vegano di solito mangia spezie, anche lui, cibo cotto, un vegano junk food, sono pochi vegani buddisti che lo conoscano. Quindi sta B12, se è segreta da un batterio, dove starà? O nella terra o nella buccia della frutta. Sicuramente il vegano che mangia cibo cotto dovrà prendere. Anche un vivo dovrà prendere. Tra l'altro la frutta, se potete, non lavatela, perché se siete ancora vivi mangiando le piante, che hanno un numero di sostanze secondarie, metaboliti secondari, enorme, enorme, non esiste altri crittogamici paragonabili al numero che le piante producono all'interno, perché come dicevamo prima, non sono stupide le piante, non hanno gli zoccoli per cacciare gli erbivori, è una guerra chimica, loro fanno una guerra chimica, nel loro interno hanno talmente tante sostanze tossiche, metaboliti secondari, che rompono il cazzo agli erbivori. Gli erbivori, cioè in guerra chimica, hanno le contromosse. Noi non siamo erbivori. Siete vivi nonostante le sostanze tossiche presenti nei semi, quelle che in teoria chiamano ormai antinutrizionali, perché le piante ci hanno loro interno e nei loro potenziali fini. Che se no cosa fanno? Vi danno i loro potenziali fini da mangiare? Così, sono stupide. Le piante non sono stupide, hanno gli stessi neurotrasmettitori. Anzi, probabilmente non sono più stupido della pianta, solo che essendo noi, avendo una tecnologia per cui possiamo rompere il cazzo alle piante, lo facciamo. Piante, di non lavarla. Io non le lavo. Piuttosto mi mangio un po' di antipsicogamici, ma la B12, che se ci fosse sta vera la B12, io non so neanche se c'è, sta sulla buccia. Se tu la lavi, presumo che va via. Per farla andare via dovresti lavarla con la mattina, la roba che distrugge i batteri, in realtà poi la fisiologia ci sarebbero i batteri, cioè tu mangiando di laminato mangi anche i microrganismi che stanno sopra e da questo ti becchi. Comunque potevi anche lavarla, no, cioè, io random lavo anch'io ogni tanto, ma random, come se faccio un cruccio. Il punto è mantenere la buccia. E quali sono i frutti? Ma quindi non lavi anche la frutta non biologica? Adesso cerco di mangiare quella biologica perché sono arrivato a un livello alto di fruttarismo, allora l'unica cosa che potevo cambiare era passare dal non biologico al biologico. Prima non ne potevo un cazzo.
siccome si migliora sempre un pochino, adesso all'esse lunga hanno delle buonissime belle estate biologiche. Vero. E non so come mai nel resto d'Italia. Non so come mai, vai a Napoli e dico, ma non ce lo trovo. Vai a Roma non le trovo. Cazzo, non hanno l'esse lunga, il supermercato più diffuso del nord Italia. E cereali. E anche le golden. E tra l'altro, perché adesso parliamo delle golden e dell'estate? Sono le due, i due frutti sembrano, in base a ricerche di allievi e epitelia, dovrebbero essere i frutti con il seme più antico. Io questo non lo so, vi riporto cose che ho sentito, anzi se qualcuno di voi ha informazioni in merito, perché c'è un motivo per cui parlo dell'estate, magari qualcuno lo sa o qualcuno vorrei che interagiste voi su questa cosa. Cioè vi interessa sapere perché. La mela in sé è uno degli alimenti più completi che ci siano, cioè comunque contiene diverse. E perché? Non lo so, anch'io l'ho letto così, cioè. Perché è il più vicino al latte materno, fatto di corpuscoli e liquido, il più simile al latte materno. Infatti lo svezzamento, pure gli onnivori, i medici onnivori rincoglioniti, svezzano con la mela. Il primo cosa gli danno? Guarda caso, guarda caso. Poi gli danno tutta la merda che quando il famoso Berrino ha detto in TV, mangiamo merda, si piace la merda, non so com'è che. Ma la quantità di proteine della mela quant'è? Esattamente quella del latte materno quando non ha il piccolo, 0,2. Ci sono fior di studi infatti qua da Delia. Ma ad esempio il famoso ferro? Il ferro non l'ho studiato, però secondo me la cura di seguito. Infatti il dibattito deve essere aperto. No, appunto, però piglia il ferro. Ma io sono diciamo che ragiono del paradosso. So che tutti quelli che hanno carenza di ferro, vai a vedere, sono onnivori. Poi magari diventano vegani, hanno uguale carenza di ferro. Quindi non è. Abbiamo qua un esempio. Io ero anemica da onnivora, sono anemica anche da vegana, ma sono anemica uguale, non sono anemica di più. Sì, sì, ma uguale. Cioè il livello di ferro basso era prima, basso era prima. Il suo parametro è quello. Perché noi usiamo parametri fatti sugli onnivori e rincoglioniti. Il fisico di quelli. Ecco una leggera sfumatura di globismo che ho fatto in mezzo. Io ero un bel incoglionito. Io ho usato pure 100 kg, mi sfondavo da McDonald's, quindi so, parlo di cose che so. Ho provato a essere 99%, anche qualche giorno 100% vegetariano, e so. E so come stavo prima, come sto adesso. Però ragionando scusa per paradosso, si può ragionare in maniera più scientifica di quello che fanno gli scienziati, perché il ragionamento per paradosso o per assurdo è il più logico che io abbia riscontrato. Guarda, io posso dire questo, ho letto di un esperimento che hanno fatto con dei polli che volevano vedere se facevano le uova anche senza dargli da mangiare del calcio, e infatti per due mesi non li hanno nutriti con alimenti che non avevano assolutamente calcio, eppure queste qua facevano le uova comunque. Cioè, c'è anche i granchi. E quindi ha detto che il nostro corpo funziona tipo una centrale chimica che si trasforma le sostanze di cui ha bisogno, cioè prende da altre sostanze, sì, le combina insieme e tira fuori quello che ha bisogno. Tu parli di polli, adesso mi è venuto in mente una cosa, c'è un certo Alexis Carrel, uno forse dei più grandi sperimentatori della storia, che forse neanche Delia forse è paragonabile agli esperimenti che ha fatto Carrel, il quale ha dimostrato che può esistere l'immortalità. Quella che anche gli accademici, in realtà poi gli accademici le sanno tutte queste cose, però a compartimenti strani. Esiste l'immortalità, quella che fa tanto paura, non so più, però esiste. Quando entra acqua pulita nella cellula, esce acqua pulita, quella è la cellula immortale. E Carrel l'ha dimostrato con un cuore di pollo, mi pare che per 30 anni, quanto è vivo? 80 anni. Allora il pollo vive mediamente, non so, poco. Sì, ma puoi dimostrare l'immortalità? La fase di zero, la fase di zero della cellula è la cellula immortale. Ma io la puoi dimostrare, certo. Ma non si sa, c'è in compagnia, c'è Carbiolo. Puliva, qui puliva, dunque entrava l'acqua pulita e usciva, cioè quando nel corpo. Ma puliva la cellula, nel senso, come faceva? Sì, entrava l'acqua pulita e usciva l'acqua pulita, o comunque la puliva, non ricordo bene. Cambiava il liquido, cambiava il liquido, c'era dentro il liquido con dei minerali, con un pH
pH uguale a quello del sangue e del pollo, delle sostanze uguali. Siamo d'accordo che magari siamo dentro una matrix, uno magari ci vuole uscire da questa matrix, secondo me è un'altra, no? D'accordo, quindi che senso ha essere immortali in questa matrix quando te ne vuoi vivere infinite? Però vorrei vivere bene in questa matrix, non da rincoglionito che vai a giocare a calcetto dopo 10 minuti di stanco, o vai a giocare, che ne so, a carte e non capisci un cazzo perché cambia una carta. Cioè, già se sei vegano, già cominci a giocare a calcetto un po' più di più, cominci a capire che la carta è nera, non è rossa, però le cose che puoi fare da fruttariano, che io posso solo ancora intuire, essendo vicino alla meta ma non arrivato, non c'è regalo che tenga, non c'è regalo che tenga. Ma è vero che anche i denti depriscono di meno, nel senso, cioè, poi addirittura... Sì, no, questo è proprio matematico, perché tu, nel momento in cui non introduci più saccarosio, cioè se sei un fruttariano salutista, io ho conosciuto fruttariani non salutisti che si sfondavano di tutto e di più, di frutta, però ci aggiungevano lo zucchero, ci aggiungevano il sale e magari qualche problema ce l'avevano, ma il fruttariano quasi salutista, se aggiungi saccarosio nei denti, in realtà si acidifica da dentro il dente, quello che fa fuori è niente, ma la carne va da dentro, perché ti acidifica il sangue. Il sale e lo zucchero acidificano, soprattutto con zucchero. Siccome lo zucchero è dappertutto nelle sigarette e nel dentifricio, siccome lo usano, loro non sono fuori, lo usano per... come droga, la droga cosa fa? Crea dipendenza. Ma siamo qua a dire che i banchieri rompono il cazzo, ma come? Sottraendo tempo, ma come sottrai tempo, Gianfranco? Creando dipendenza. Perché se io non sono dipendente, come me lo sottrai il tempo? Prima di sottrarlo il tempo, poi viceversa. Tu pensi che viceversa? Ovvio, così non pensi. E io penso il contrario invece. Prima ti do la caramellina al bambino fuori da scuola, poi il caramello al bambino ne vuole un'altra. E quindi prima gli creo la dipendenza, poi ci trago il tempo. Ma anche quella è una persona dipendente che vuole fare le cose in maniera automatica. Perché la prima volta magari l'ha fatto 5 minuti. Quindi la decisione è automatica, se è consapevole, non è comunque proseguiamo col dibattito, cioè, chi vuole sapere gli altri lati? Qualcuno vuole dire qualcosa sul lato, c'è cioè, il lato politico, il lato salutistico, il lato scientifico, il lato politico, ma con la democrazia diretta è un rapporto con tutta. Allora, infatti c'è il lato politico del fruttarismo e poi c'è il collegamento della democrazia diretta, che è il collegamento madre di tutto. Perché adesso queste cose qua, che sono del 1800, George Cuvier nel 1800 ha dimostrato l'anatomia comparata, la fisiologia comparata, nel 1800, tant'è che Delia è Delia perché aveva la foto di George Cuvier alle sue spalle nella sua scrivania. Adesso sento gli allievi di Delia. Io vi vorrei leggere George Cuvier, che tra l'altro è una cosa quasi introvabile, perché Cuvier ha fatto volumi enormi in francese di tutto lo scibile relativo a tutte le materie che studiava. E poi quattro righe di anatomia comparata sull'uomo, quattro righe che una marea di questi volumi, non è che ci vuole o Delia o di Delia per andare a trovare queste cose. Cito Cuvier, che è nato nel 1769. Le sue mascelle corte e di forza mediocre, i suoi canini lunghi quanto gli altri denti, quelli allineati, i suoi molari tubercolati, non gli consentono né di nutrirsi d'erba né di divorare la carne. E qui potremmo aggiungere noi, dopo Delia, dopo l'epidelia. Non abbiamo né la cellulasi per digerire l'erba, e né un'altra che non mi ricordo, che è la carne, che mi pare si chiama l'ulicasi. Comunque, vabbè, tanto la carne, abbiamo detto prima, che ci acidifica il sangue, l'ulica, tutte queste robe qua. Andando avanti, sempre Cuvier nel 1800, a meno che non si sottopongono questi alimenti a cottura. Passando agli organi digestivi, si vede che essi si conformano a quanto rivelano le parti anatomiche preposte alla masticazione. Infatti l'uomo ha lo stomaco semplice, un canale digerente di lunghezza media, con colon ben sviluppato. Cosa vuol dire? Che il leone ha una parte digerente ultra corto, mangia e caga, però poi dorme 20 ore perché è rincoglionito. Sono tante 20 ore. Un gorilla ne dorme 6. L'erbivoro ha tre stomaci, cazzo, digerisce sì l'erba. A parte che gli animali muscolarmente più grossi di pietra sono erbivori, quindi tanto per sfatare il mito, per risfatare il mito delle proteine. Poi aggiunge, di lì cita pure Florence, che concludeva: l'uomo giudicato dal suo stomaco, dai suoi denti, dai suoi intestini, per natura frugivoro.
adesso il termine frugivoro vorrebbe dire fruttivoro, di piante. In base a altri studi sappiamo che l'uomo è nato nella Rift Valley a 800 metri d'altezza, dove non fa né caldo né freddo e dove la frutta c'è tutti i mesi, a sentire chi è stato là e gli allievi di lì ci sono stati. Tant'è che i meli tutti i mesi danno le mele là. E 800 metri d'altezza è stato Dio. Tra l'altro l'uomo è nato per dormire sull'erba, non tanto dormire sulle toghe, vuoto pieno, le mole non ne parliamo. Dormire sull'erba, è quello che. Siccome noi siamo fuori dal nostro ambiente naturale, dobbiamo coprirci, vestirci, addirittura anche le scarpe, cazzo, che. Voi lo sapete che dovete avere il tendine che va così? Le popolazioni che crescono scarse hanno il tendine dell'auce che va così. E anche il mignolo che è così. Mentre noi abbiamo queste cazzo di scarpe che strinta. Andato bene sulle donne il tacco, però la chiusura a punta, abbiamo tutti i piedi. Questo è un discursus sullo scarsismo. Ma io voglio sentire voi, però. Voglio sentire la vostra opinione. Ma se può cazzo diretta? Ah, scusa. Lo scarsismo. No, nel 1800 sapevano queste cose. Oggi non le sappiamo. Perché noi siamo qua una nicchia. Su YouTube siamo una nicchia, qua siamo una nicchia della nicchia. Però sono cose palesi, facili. Fotomia comparata è una cazzata. Intestino lungo, intestino corto. Dentatura serenodonta, brunodonta. Noi abbiamo dentatura brunodonta. L'erbivoro c'è la serenodonta perché la lunetta deve strappare e masticare la carne. Tanto tutti hanno i canini, anche gli erbivori hanno i canini. Non è che siccome i canini sono canini, anche gli erbivori hanno i canini. E la cosa più importante è che il carnivoro c'è la segodonta, a sega, con i canini disallineati, le famose zanne. Questo è il vero canino, tipo il lupo. E gli servono non per masticare e per mangiare, per alzare. Come mai non sappiamo queste cose? Siamo nel 2012. Perché siamo ricoglioniti alla pubblicità. Ma secondo voi, se fossimo una democrazia diretta, dove per ogni decisione importante, non come dipingere questa aula, al bar invece che parlare di Ronaldinho o di Rubi Rubacuori che tromba con Berlusconi, domani ci fosse da votare per la salute dei vostri figli che alla mensa scolastica bisogna decidere se dargli la frutta ortaggio, la frutta zuccherina o la carne. Al bar cosa parlerebbero? Al bar gli uomini che sono più rincoglioniti, ma le donne che sono più sdegne, di cosa parlerebbero? Parlerebbero di come cucire la calzetta, di puttanate o dei figli? La donna non è tanto stupida come sembra. Come ce la vogliono far sembrare? Come sta nel montaggio? No, questa va nel montaggio, perché nelle società gitaniche dicono che la donna decideva lei e stavano più verso la democrazia diretta che non la democrazia rappresentativa, che in realtà non è altro che oligarchia e struttura piramidale. Quindi componente politica del totalismo. Perché tu, se c'è il tuo cazzo di albero, voglio vedere le banchine che ti vengono a rompere il culo perché tu si pigli la tua cazzo di mela dall'albero. Ma in assenza di democrazia diretta dobbiamo fare questi cazzo di convegni, che siamo qua in 20, su YouTube avremo anche 5.000 visualizzazioni, che è 0, 7 miliardi è 0, perché non c'è democrazia diretta. Domani all'asilo le mamme parleranno di puttanate, da De Filippi di puttanate. Non ci sarà da decidere la mensa, cosa dare in mensa al proprio figlio. In assenza di democrazia diretta è giusto che si parli di puttanate, perché tanto tu non decidi. Ma in presenza di democrazia diretta di cosa parleresti? Tu dai fratello un figlio, mi sembra, no? Se domani si votasse per il tuo asilo, cosa dobbiamo dare da mangiare? Organizzeresti un dibattito? Anche se tutto il sistema delle vaccinazioni, ad esempio. Adesso ho affrontato il tema della vaccinazione infantile. Aspetta, ci sono dei... Ma diciamo, nelle scuole si fa. Questa cosa qua, cioè io lavoro in una scuola, cioè lavoro nelle scuole da 10 anni, si fa. Nel senso c'è. Ma in assenza di democrazia diretta cosa mangiano questi ragazzi? Allora, noi sappiamo che c'è assenza di democrazia diretta. Sempre fatti ragionamenti per assurdo e per paradosso. Sappiamo che c'è assenza di democrazia diretta. Io oggi mi vado al tuo, voglio vedere i piatti di tutti i bambini, non del tuo bambino, di tutti, perché a me interessa la statistica. Ma infatti io parlo di tutti i bambini. Nel senso, il genitore è partecipe di quello che nel comune di Milano c'è la Milano Ristorazione. Di quello che nella Milano Ristorazione si dà ai bambini. La democrazia diretta è qualcosa di molto preciso, molto matematico. È il momento decisionale. Ora, in assenza di democrazia diretta, puoi partecipare quanto cazzo vuoi con la mensa di Pellegrini o di chi per lui, ma io voglio vedere
andare nella tua scuola domani e vedere cosa mangiano i bambini. Perché io sono convinto che se ci fosse la democrazia diretta. Ma tu genitore puoi andare nella scuola a vedere cosa mangia il figlio? E non mi sto dicendo. E puoi anche decidere che dieta dargli. Ah sì? E poi puoi. E se gli tagli la frutta vegana, chi ti manda? Non lo so, vegano non si fa. Io la dieta vegana. Ma frutta vegana. Tu ti hai la dieta frutta vegana al tuo bambino a scuola? Quanti siti sociali ti mandano a casa? Sì, beh, questo penso che sì. In democrazia rappresentativa. Ok, sì. Non avevo capito che cosa si dice. E questo vale per tutti gli argomenti. Tutti. Tutto quello che sappiamo, che ci è stato insegnato, è una puttanata. Solamente in presenza di democrazia diretta, tutti, e non solo le nicchie, potrebbero, che tra l'altro sono ambientate sulle nicchie. Noi siamo quelli più conflittuali, siamo qua perché abbiamo dei conflitti. Perché chi ha dei conflitti è un po' più sveglio. Mentre chi non ha conflitti è un po' più addormentato, perché non si fa. Allora, perché noi ci facciamo queste domande e gli altri no? Probabilmente hanno anche loro i conflitti, perché il mondo si basa sul conflitto, perché se no non avremmo qua Francesco che ci parla della Dvaita. Se non avessimo conflitti, sarai sempre con me. Tu che sei il mio idolo. Riprendetelo Francesco, il mister Dvaita. Fatti vedere un po'. Quindi la stessa democrazia è una scusa della baita. Ci pigliano sempre per il culo. Ma è giusto che sia così. Mi arrabbierebbe il contrario, che nella stessa democrazia diretta noi decidessimo cosa danno a mangiare i nostri figli, non inteso come maggioranza, come tutti, non la nicchia. E la nicchia, cioè veramente, chi ti manda a casa? Lo psichiatra, non lo so. Neanche io lo so, perché non conosco, magari molte mamme conosco queste teorie, alcune mamme, magari non osano. Magari... Però adesso sto un po' monopolizzando il discorso, io voglio sentire le vostre opinioni. Ma io ho capito un po' dove vuoi arrivare, nel senso che se al posto degli alberi che ci sono in giro mettessimo tutti degli alberi da frutto, ecco, secondo me a questo vuoi arrivare. Ognuno avrebbe la non voglio arrivare da nessuna parte, io so che sono 5-6 specie, olistico, ecologico. Esatto, ma io su questo sono d'accordissimo. Nel senso che se al posto di piantare un pino tu metti un melo, o un pero, o un caco, o qualsiasi altro albero da frutta nei parchi e la gente è libera anche di prendere e mangiare liberamente, tu già distruggi il 90% del potere politico, economico che c'è su questa terra. Non c'è un quello politico non può fare caso. Guarda, io ti leggo qua dal libro di Delia, c'era un riferimento, comunque ci sono delle storie che trovi anche in internet, cioè tipo per nutrire una famiglia onnivora ci vuole un campo di calcio, una famiglia vegetariana magari metà campo di calcio, una vegana ci vuole l'area di rigore, una fruttariana ci vuole la linea di porta. E questo, aspetta, qua Delia parlava di Shelton che a sua volta parla di Alexander von Humboldt, noto naturalista botanico, ha dimostrato che la stessa superficie di terreno che produce 15 kg di frumento, con cui nutrirebbero immagino le povere bestie da macello, può produrre 45 di patate, ma la media della superficie, se coltivata a banane, produce ben 1812 kg di banane. Dillo più forte, non so se si è sentito. Allora, la stessa superficie che produce 15 kg di frumento ne produce 45 di patate, ma se coltivata a banane ne produce 1812 kg di banane. 112. C'è un'altra statistica sulla. E questa è la parte. Siccome la società la confusione dove sta? Sta nel non avere niente di olistico. Cioè chi è specializzato nell'ecologia, chi nella scientificità, chi nell'eticità, gli antispecisti da una parte, gli ecologisti dall'altra. I politici dall'altra, i politicizzati, cioè quelli della democrazia diretta dall'altra, che sono quelli che sono in quella democrazia diretta, sono quelli che meno frequentano questo tipo di discussioni. Intanto siamo talmente in pochi per la democrazia diretta che li trovo quasi tutti, sono quelli che meno interessano queste cose, o che meno divulgono queste cose. Quindi la mancanza di olismo, vedi, da una parte abbiamo la mancanza di democrazia diretta, l'altra la mancanza di olismo che per me sono correlate. Mancanza di turismo crea la specializzazione, ma non la specializzazione quella bella, interessante, la specializzazione va rincoglionito. Perché uno specializzato, e non parlo del rincoglionito tipo Leonardo, che lui usava il tempo come cazzo gli pareva, ci metteva 3 anni, faceva robe che non ha fatto nessuno. Il rincoglionito è quello che si specializza, arriva al massimo livello di, che ne so, fisica quantistica o fisica meccanica, e poi non sa fare una comandata.
era incosmito. Per dire anche lo stesso Einstein, nonostante sia pompato da tanti, anche Heike cita spesso Einstein, ma Einstein, a parte che ha rubato a Olinto dei Preti tutte le sue teorie, da una parte, l'altra l'ha rubata al mondo, è arrivato a sto livello qua, facendo copia e incolla, è anche arrivato al vegetarismo, ma l'olismo è tutto, non è due, tre cose, quattro, tutto è collegato. E per me la democrazia diretta collega tutto. Se tu colleghi il signoraggio bancario, la dieta fruttariana, l'ecologia, l'antispecismo, l'eticità di non ammazzare se diventi come anche le piante, perché queste cose vanno dette, i vegani hanno paura di dirle magari, ma vanno dette. La pianta è un essere vivente, soffre, non gliene fottu un cazzo che il vegano ha paura di dire queste cose, continua a soffrire la pianta. Allora il vegano è specista, è antispecista. Che cos'è? Gli piace l'animale, l'animale perché soffre, l'aperto soffre anche di più se ha più neurotrasmettitori. Quindi io vedo solo nell'approfondire le tematiche, vedo solo il beneficio. Poi, se uno si sbaglia, almeno approfondito. Però Max, scusa, devi alzare la voce però per la allora, dicevi che ok, il vegano giustamente ha. Non prende in considerazione la pianta, però fa qualcosa, cioè è comunque un percorso evolutivo. Tu stesso prima di diventare fruttariano sarei passato per una transizione, no? Quindi ben venga l'evoluzione, cioè dobbiamo comunque ricordarci che noi tutti quanti abbiamo cambiato qualcosa per arrivare a fare quello che facciamo, del bene, chi cioè. Più, chi meno. Ma mantenga la paura, mantenga la paura, perché molti le sanno queste cose ma non vuole dire. Mantenga la paura, dammi passando alle fonti vegetali, riduci comunque lo sfruttamento di esse, perché passando per le fonti animali le sfrutti 10 volte tanto, perché l'animale usa la fonte vegetale. Ma io ho detto la stessa cosa, meglio fare qualcosa, meglio va bene il vegano. Riduci già il 90% dello sfruttamento delle risorse vegetali, già molto. Sì, ma rendi conto che nel 1800 si sapeva già cosa è il fruttarismo, è qua scritto al veganismo. Sì. Cioè io sono un provocatore, provo. Ma tanto non le diciamo noi queste cose, su YouTube non le dice nessuno. Il veganismo si parla da 10 anni, ma da 20 anni, sì. Delia ne parlava, cazzo, Delia, tutti si rifanno Delia anche se nessuno lo cita nessuno. Ma Delia ha fatto una vita a spiegare il veganismo, ma lui cioè, per arrivare al fruttarismo. No, però cioè, dico io, soltanto che bisogna già essere contenti che c'è un movimento comunque verso quel tipo di alimentazione abbastanza forte e in evoluzione, che arriverà grazie a gente come te, a gente comunque come Delia, con anima. Magari fosse il movimento così forte che dici tu, è piccolo, pure vedere. Cioè, noi siamo la nicchia, ma loro stanno bene. Cioè, rispetto agli anni 80, noi siamo come tipo dei pubblicati. Sì, vegetariani vegani, però io se ho fatto le statistiche, vogliamo usare la scienza, quando vado a tavola con gli amici degli amici, con i parenti, io tutta questa crescita non la vedo. Cioè io la vedo, allora io frequento i vegani, frequento i fruttariani, ok? Vedo quella statistica che non ha nessun valore. Sì, ma la statistica vera è che i miei parenti, i miei amici. 200 anni fa venivi bruciato sul rocco. Sì, hai capito? Sì. Va bene, siamo qua, abbiamo le videocamere, adesso possiamo dire. Ma diciamo, non abbiamo paura, non dobbiamo aver paura di dire le parole. Voi vuoi parlare? Sì, ma non dobbiamo aver paura. Io ne conosco tanti che hanno paura. Addirittura alcuni, molto più bravi di me, hanno paura del dito davanti alle telecamere, perché sono consci che sono cose pericolose queste da dire. E non si fanno riprendere. I più bravi allievi di Delia non vanno su internet. Non ci sono. Potete solo venire a raduni, anzi, noi facciamo i raduni ogni tanto, facciamo uno spot, prossimo raduno a Vignate a fine luglio. Solo lì potete conoscere i livelli di Delia. Perché li facciamo fuori Roma o fuori Milano. Ma non stanno su internet, perché alcuni di loro hanno paura. Io forse li capisco, perché magari loro divulgavano queste cose 20 anni fa. Ma paura di cosa? Alcuni di loro hanno avuto minacce, che poi magari vai a vedere, che magari era una minaccia del collega universitario che tipo ti faceva arrivare una minaccia. Però che ne so, effettivamente il fruttarismo distrugge tutto, e promuove l'ecologia, distrugge le banche, promuove l'etica, promuove tutto. Il sistema crolla, col veganismo non crolla il sistema, devi sempre andare a lavorare, zappare per mangiare amido.
Ma neanche il crudismo alla fine, perché devi farti un lorto, col fruttarismo. Vabbè, però fai diciamo, il fruttarismo mantiene comunque un sistema di produzione, un sistema di... che potrebbe anche supportare sempre un sistema di compravendita. Al massimo potremmo dire che il respiranismo sta alla quello proprio è la sovversione più grande. Quello proprio è l'apice, diciamo. Il fruttarismo comunque, cioè diciamo, riduce notevolmente... quello notevolmente è passare dal... dalla schiavitù al 99% alla schiavitù al 1%. Sì, sì, beh, comunque c'è un buon... Però diciamo, se tu non hai gli alberi a frutto nel giardino, comunque devi sentire... Infatti, gli allievi di Delia cosa dicono? Io parlo per loro, però non c'hanno paura. Dicono che la soluzione sono gli ecovillaggi fruttariali. E anche lì, la mancanza di turismo cosa ha creato? Decine e decine di ecovillaggisti, ecovillaggi magari onnivori, che poi litigano perché la carne ti fa litigare. Mancanza di turismo. Fruttariani che non fanno gli ecovillaggi, mancanza di turismo. Cazzo, l'ecovillaggio fruttariano, siccome l'uomo è un animale sociale, abbiamo detto anche prima, animale sociale e vive in piccoli gruppetti comunque, facciamo l'ecovillaggio fruttariano. Qual è la loro idea? La loro idea è fare tante parti private più l'area comune per il momento sociale. Il momento sociale non deve essere il cibo, il momento sociale è ballare, cantare, scherzare. Noi invece in questa società onnivora il momento sociale è la droga. La droga, non il cibo, la droga. La comunità dei renomini è uguale. Il momento sociale è quando... Dai, facciamoci la bella pera! Di renomini. Cioè, non quella di disintossicazione, quella di intossicazione. Sì, il momento sociale mica deve essere il cibo. Bene, il momento sociale tipico italiano è il sale e il bere. Il calcio. La TV. Il momento sociale è stare insieme e divertirsi. È una droga. È una droga. Stare insieme e divertirsi, vuol dire divertirsi in maniera naturale. Allora, le scimmie sono si divertono più di noi che zompettano su spiagge, fanno pure i muscoli zompettando. Se noi deriviamo dalle scimmie. Scusa, ma l'alimentazione fruttariana prevede che tu debba alimentarti con della frutta tutto l'anno, ma da noi però non è che puoi avere o la puoi avere tutto. Nel 2012 la puoi avere da tutto dove vuoi. Sì, la puoi devi però importarla. Che male c'è? Sì, sì. Che male c'è? Noi siamo importati, noi siamo andati nella Rift Valley, in Kenya, a 800 metri d'altezza con la retta fresca. Non d'estate con l'afa o d'inverno col gelo. Come fruttare una Rift Valley. E poi esiste la risposta anche questa. Esistono delle in Scozia hanno prodotto la fascia tropicale con delle tensostrutture, che non mi ricordo come si chiamano. Sono specie di iperserra, però Leiden Project, bravo, Scozia. L'ho visitato. Sei stato? Non è forza, no. Signori, ma è un mito, questo è un mito. Scusa, fatti vedere di nuovo. Neanche le mie di Delia sono ancora state vedendo proprio. Cornovaglia, no, bellissimo posto. Sì, no, hanno prodotto dei microecosistemi. Ma tra l'altro anche l'ecosistema desertico. L'ecosistema del deserto in Cornovaglia è un posto dove. Il resto non le vediamo, a casa tua è scaldato. È una serra. Sì, e l'Eden Project sfrutta delle biodinamiche dell'aria, non so, non c'è niente di... Sì, beh, non è che è la climatizzazione... Esatto, non so, no, la cupola geotecnica, la cupola geotecnica. La cupola geotecnica. Ma probabilmente anche studiando come fanno quelli che più si sono notati dalla Rift Valley, che sono gli eschimesi. Eppure mica hanno riscaldamento nell'uno. Se no, in base a quella struttura lì, non so se l'aria... No, cioè, il passaggio su 10 è mantenere. Cioè scavano, il passaggio sottoterra non entra l'aria. Sì, ma comunque a 0 gradi non va sotto, no, arriva le norme ancora tu dentro di blu e anche a 14 gradi si scioglie mai, no, non si scioglie perché no. C'è una ventilazione che gli permette di non sciogliere. Sì, sì, ma non è a 0 gradi, vedete chi batte come importante, lui magari non vedete questa cosa dice di batte. Hanno la cosa apposta, se non sbaglio, alcune case in Africa che esistono da molti anni, che hanno il tetto in fango e paglia. Sì, neanche il fango. Sì, sì, sì. E anche il costruire in terra cruda, ad esempio.
tecnologia, però l'ha utilizzata molto anche nei nostri campani. Mi viene da pensare anche alle rosine, mi viene da pensare come tipo d'architettura. Come tipo d'architettura. Comunque abbiamo detto il lato salutistico, non abbiamo detto neanche tutto. Poi quello ecologico penso che campo di calcio. Quello politico credo che l'abbiamo argomentato abbastanza. Etico non uccidere la pianta. Quello etico è un essere vivente, c'è anche gli altri spettatori, che cazzo, no, sei stronzo. Però quando gli stacchi la mela, pianta la seconda. Ma sì, lì in teoria dovrebbe essere il frutterismo simbiotico, però non sono neanche sicuro di questo, perché poi alla fine se gli martisce sul ramo, là in realtà la pianta è l'origine, sarebbe il vero banchino, è la pianta. Perché se noi siamo veramente respirariani, o anche se non lo fossimo, ma dobbiamo mangiare qualcosa, perché non ce lo fa così zuccherino, ci mette il seme dentro e te lo fa mangiare perché devi cagare in giro? Allora è papiere. Apposta per il fondo. Eh sì, c'è anche sì. La pianta non può crescere di fianco alla pianta, no? Quindi il seme deve andare. Quindi chi usa, lei non si può muovere, si muove poco la pianta, poi si muove. No, ha bisogno dello schiamo. Però lo schiamo gli dà lo zucchero, che generalmente è ti do un contentino lo zuccherino. Cagazzi giusti. Che poi non è neanche vero, perché il vero zucchero, il monosaccaride vero dell'uomo è il fruttosio. E ce l'ha la mela prevalentemente. Tra l'altro alcuni dicono, vabbè, questa è una teoria magari fisiologica, noi più la mela le mani per prendere la mela. Secondo Cocca possiamo prendere anche la ciliegia, non dire. Fruttosio è comunque una niente a che fare il fruttosio chimico. Quello è peggio del saccarosio. Sì, tutto quello che è raffinato diminuisce la vostra vitalità. Tutto. Dalle farine al monosaccarosio. Cioè quello che è posizionato che... Sì, l'unico fruttosio che poi non è ottenuto dalla cosa, ma lo so, magari è anche stato alla fine. È ottenuto dalla frutta, ma viene raffinato per farlo in cristalli. Ma l'intestino cosa ne dite? Come si comporta? Gran peti per chi mangia la frutta dopo il pasto. La frutta, questo lo sanno anche i dietologi onnivori, si mangia prima, perché essendo, siccome fosse una frutta, è una Ferrari che scende velocemente, la carne e tutto quello che è raffinato scende piano, quindi se tu metti la 500 della carne, tu metti la Ferrari, si blocca e la frutta fermenta con la merda, con i cadaveri, mentre se scende prima la frutta, quindi non la mangiate prima, e poi non mangiate la carne, mangiate magari qualche cosa di integrale, siano una frutta, insomma, metti un mix di frutti, cioè metti frutta insieme, magari metti 10 frutti diversi frutta insieme, secondo te è una cosa giusta o... Qua parliamo di frutterismo avanzato, sì, questi teoria, perché non sarebbe fare anche degli errori che poi lo fanno tornare indietro. Allora, a proposito di questo, secondo me non è tanto il mischiare l'errore, ma il mischiare è mischiare. Cosa? La mia teoria, che io ho aderito a quella degli allievi di Elia, è che la frutta acida acidifica. La frutta alcalina, come i frutti ortaggi, alcalinizzano. La mela Stark ti fa pisciare a 7.4. Ora, quant'è il sangue umano? Anche nei compartimenti stanchi, se voi chiedete l'università, se voi chiedete all'università dove sono preposte a studiare liquidi del corpo umano, vi diranno, ovvio, la pipì deve essere a 37, ma non sanno un cazzo di risultato. Tu gli dici, oh, il mio dice 95, ah, non ci ho mai pensato. Minchia, è una ricercatore. Voi dovreste pisciare tanto quanto il sangue, 7.37. Peccato che tutti pisciano la mattina, soprattutto perché dopo il digiuno notturno, tutti espelliamo. Quando è che il corpo espelle? Quando sei fermo. Non espelle quando stai correndo. Sì, cioè comunque c'è un processo di... Quando sei fermo espelle. Quando sei tranquillo, se no non espelle gli acidi. Ma ho letto in Fruttaria che fare un'abbondante colazione al mattino, come tutti dicono, è una delle cose più sbagliate. È la peggiore. Perché il corpo alla notte elimina tossine, se di giorno ti punti giù una cosa. Più prolunghi il digiuno notturno e più espelli meno tossine. Però, tra l'altro, rendiamo giustizia a un certo Dever, a dire questo, non è no, ma 10 ore di frutta, la non colazione, sì. E la io non onnivoro, la cosa che direi non onnivoro, guarda,
fai il cazzo che vuoi, mangia 3.000 star al giorno, non dopo, basta, e cerca di prolungare il giorno tutto che vuoi, basta. So di onnivori, che uno onnivore in particolare in canale mi ha chiamato, mi ha detto dopo 7 giorni di Stark, 3 però, già la carne mi puzzava. Anche lì ho trovato tantissima differenza perché avevo eliminato la carne, poi ho provato a distanza di 3 mesi di mangiare la bistecca e sono stato, cioè, non malissimo il dolore, però sentivo nausea, comunque però non stavo benissimo. Invece la frutta tu puoi mangiarla anche, non mangiarla per 3 anni, nel momento in cui la mangi non ti fa. No, beh, aspetta, se è molto intossicato e mangia qualcosa che gli fa molto bene, sarà il corpo a un shock. Io so di gente che non riusciva a mangiare bene, che è la cosa migliore. E lui dice, no Max, non dici cazzate, che me dà fastidio, gente che... Ma magari poteva essere... Poi dopo qualche mese, le mele, che buone. Allora si è disintossicata, Comunque la carne la descrive molto bene Delia, qua in questo passaggio del suo libro. La carne, si tenga presente, è un veleno lento. Non muori se mangi la carne, però è un veleno lento. Si accumula, perché dato che gli onnivori hanno la loro, come dire, spada, no? La loro spada quando vengono in battaglia, allora io sto bene, guarda, vado a corte. Si chiama lento. Continua a correre, vediamo fino a che corri, quanto corre, andiamo al capo di calcetto a correre, vediamo che corre. La carne si tenga presente un veleno lento, inoltre la citazione euforica provocata dal cibo carne probabilmente deve avere contribuito anche a pervertire il gusto e l'effetto dell'uomo e a far radicare l'uso della carne come una piacevole abitudine nonostante le sue caratteristiche innaturali. Questo però non significa che la carne sia innocua, tutt'altro. Tanto è vero che l'uomo è l'unico animale che è vittima di malattie infettive, nervose, stati patologici dai quali tutti gli altri animali viventi in condizioni naturali, non paragonate il gatto domestico e il cane domestico, è un rincoglionito poverino il gatto domestico e il cane domestico. Mangiano cibo cotto, pieno di additivi, chissà quanti additivi. Tutti gli altri animali viventi in condizioni naturali sono indenni. Si tenga presente che la carne non è l'unico cibo che può essere considerato un veleno lento, perché gli altri veleni lenti, l'uomo, di cui l'uomo fa consapevolmente uso, senza per questo morire di colpo, sono ad esempio il tabacco, l'alcol, il caffè e l'oppio, e io aggiungerei i farinaci raffinati, che sono come tali. Lo zucchero. E poi manca il sale. Io vorrei sentire la voce, d'orzo, ma senza la crocificante. O no? Lui dice il sale si può prendere o meglio non mettere? Allora, non puoi passare da sale 1000 a sale 0. Riduci finché te la segui. Comunque alla fine non ti devi forzare, perché poi entra in gioco al 50% mentale, se ti forzi nella mente guarisci nel fisico e ti rincoglici nella mente. Io ho conosciuto fruttariani 100% sciroccati tanto quanto erano onnivori. Ho conosciuto onnivori che hanno fatto un lavoro di pensiero forte, un pensiero sano, fisico del cazzo, ma pensiero forte. Però noi siamo pensiero fisico. O facciamo l'onismo, non lo so. Zucchero e sale sono gusti forti, perché alla fine uno pensa che i gusti forti, ma che la frutta, la banana può essere un po' più zuccherino, un altro meno zuccherino, magari quello che ti fa vendere sia lo zucchero che la sale. Magari se uno mangia frutta ortaggi, se uno dice non sento il sale, allora metti un pomodorino che è abbastanza forte. E non è un zuccherino, c'è anche quello che sta quasi come un sale. Ah. Che sa, c'ha dei gusti forti. Se metti, che so, anziché mettere il sale, metti un'oliva che magari ha preso il sale, però non metti il sale detto, quindi in maniera leggera, o prendi il sole anche con pomodoro secco, quello che ha un gusto forte. Sì, ma non so se ti è capitato, ma io a casa del grande amico di Carpeolo, Fabrizio Zani, facciamo le zucchine lesse, e cazzo che buono. Arriva lui, non sa di niente! E qui le papille gustative spaccate da saccarosio, non sa di niente. Una volta che tu riacquisti le papille gustative, vatti a mangiare una fragola, cazzo! Ma quanto cazzo zucchero c'è in questa fragola?
No, e poi se provi a mangiare quello di prima ti fa schifo da quanto è troppo saporito. Io ho provato a disgustare dell'insalata di riso con tanto condimento. E l'olio ad esempio? Ecco, l'olio è una cosa interessante, perché innanzitutto dobbiamo essere positivi, no? Cioè non dire quello t'ammazza, quello t'ammazza. È vero, diciamolo. Però sostituisci, no? Sei drogato di una droga, sostituisci con una droga meno dannosa. Che non è che la frutta perché frutta fa bene, cioè la bella donna è in quantità di ammazza, è un frutto per la donna. L'olio cos'è? È un succo di frutta, però normalmente è pompato, è schiacciato con i semi, i rametti, le foglie, quindi già è acido di su, più il seme che è acido, acidifica di più. È pesantemente, secondo me è pesantemente acidificante. Esiste l'olio denocciolato, e addirittura c'è l'olio denocciolato. E meno, io lo sento meno acido, esiste anche di altre qualità dalla Puglia. Poi se volete alcune altre delizie lo danno. Però l'Esselunga ce l'ha, anche se non sarà di alto livello l'Esselunga, ma già denocciolato è migliore di qualsiasi gran fruttato ipercostoso. Sentite, provate il nocciolato e il denocciolato. Sai come mai l'Esselunga c'è tutto? Lo so, o caprotti alla fine, è un incognito che... Ma a Milano, perché la Firenze... Parlando di prove da fare, io ho provato a volte a usare l'avocado smimossato, tritato al posto dell'olio. Sì, perché tu sei abbastanza avanzato come alimentazione, perché ti rendi conto che l'avocado ha il 15% di grassi. Certo. Noi mangiamo un botto di grassi, i latticini sono tutti grassi. Sono tutti grassi e sono dappertutto. Sono dappertutto i latticini. Sale, latticini, il saccaroso, sono dappertutto. La brioche, sono dappertutto. Formaggi, sì. Scusa, quando parli di olio parli solo di olio d'oliva. Sì. Olio d'oliva perché... Olio di sesamo, olio di vino. Sono semi. Già il seme ha le sostanze antinutrizionali. In più lo spremi e sono pure quelle. Estratto a freddo. E va bene, quindi? Non è paragonabile la denocciolata. Ah. A freddo. Però siccome l'olio è il 99% grasso, cioè se avete ste voglie di grasso, perché non puoi passare da grasso 1000 a grasso 0, usa più olio, poi passa al denocciolato. No, ma estratto a freddo. Sì, adesso tecnicamente penso non sì, ho mai l'estravergine è tutto estratto. Sì, l'estrazione a caldo modifica le proprietà, quindi... Sì, ma per legge estravergine? Sì, per legge. Oppure anche macinarsi l'oliva stessa. Scusa? Ti macini l'oliva stessa anziché l'olio prendi l'oliva e macinate. Non sarà lo stesso gusto, però deriva sempre dallo stesso frutto. Hanno loro perché anche loro. Sì, no, sono buone. Però l'olio quando è che si crea? Quando tu crei una forte pressione sulla l'oliva macinata. Perché io ci ho lavorato in tutto. Come cosa succede? Che prima... Togliamo i noccioli? No, macinato. Guarda, un po' di rametti, si toglie foglie, si toglie la mano. Neanche tu. Esatto, così la prima... Ma poi, si schiaccia la noccioli? Esatto, poi si schiacciano nel famoso, no? Frantoio, l'oliva, ma ovviamente anche il nocciolo. E poi si metteva a strati su un'enorme macchina, esatto, che aveva questi dischi di acciaio pesantissimi, sui quali mettevano dei dischi di juta e spargevano questa poltiglia di oliva, disco su disco, fino a creare una pila alta un metro e mezzo, due, e già sotto vedevi l'olio che colava a causa del forte disco. Poi viene giù la pressa e lì vedi l'olio che scende lì. Poi però deve essere ancora filtrato e centrifugato per togliere l'acqua e la marina in pulita. Io se voi avete un'ultima domanda. Io qualcosina di lì ancora che volevo dire. Sì, come ti poni nei confronti della frutta secca, che in realtà sono semi? Cioè, cerchiamo di fare chiarezza sulla confusione, perché in un mondo di sciroccati, mondo sciroccato, siamo tutti sciroccati più o meno. Chiamiamo frutto un seme un frutto. Esatto, i noci. Allora, la albicocca essiccata è un frutto secco, l'uvetta essiccata è un frutto secco, quelle che tu hai menzionato, noci, tutto quanto, sono semi. Esatto. Il cui frutto esiste, è il mallo che sta intorno. Esatto. Ma puoi chiamare frutto un seme, se no, chiamiamo questo cucino, chiamiamolo sedia e la sedia è un cucino. Come dire la zucchina è una verdura, è un frutto. Se poi la vuoi chiamare verdura perché è verde, ma peperone è un frutto, non è verde, è rosso. E sono pieni di quelle sostanze antinutritive che la pianta, anzi, metaboliti secondari.
e la pianta si vede che ma le noci allora tutti i semi più o meno hanno sostanze secondarie con cui la pianta difende la propria potenziale prole. Il problema è che io sono ghiotto di noci, nocciole. Sì, ma ci sono dei motivi, perché ognuno, innanzitutto ognuno ha il suo cibo di infanzia, cibo emozionale, che può essere diverso. E le noci sono iperproteiche, quindi tu magari stai compensando perché sei vegano, giusto? No? Prima mangiavi molte proteine con la carne, invece le noci sono iperproteiche. E quindi ti ricorda un po' quella droga che eri a 1000, mo sei a 900. Per quello sono molto grasse. Molto grasse, molto grasse. Cioè, no, magari no, quando si mangiano, si mangiano tutta la fisica. Magari la mangi un po' più pochino. Il mio consiglio è sostituire la droga peggiore usando quella meno peggiore. Quindi l'avocado, che magari è un frutto particolare, che ha un tanto grasso per proteine, ecco, mangiate più avocado. Mangiate più olive, magari toglieteci il sale, le olive se avete la fortuna di poter prendere dall'albero, messi in dei vasetti di vetro che vengono aperti dopo 15 giorni, poi richiusi e poi riaperti, sono mangiabili. E hanno i loro grassi, hanno il 15% di... no, quanto ne hanno le olive? Cioè, l'olio è il 99%, l'avocado il 15%, le olive hanno un po' di grassi. Quindi noi dovremmo studiare come fanno gli eroinomani, quelli veri, pesanti, a uscire l'eroina. Una volta scoperto questo, potremmo risolverlo al caso. Ovviamente c'è tutto un lavoro al 50% mentale. Ecco, voi sapevo dei fruttariani che dividono frutta acida da frutta dolce. Cioè, sì. Mai mischiare ad esempio un'arancia con una mela o una pea? Sì, io penso che sia tutto vero, ma io la frutta zuccherina, a parte la mela stracca, la mela golden, cerco di non mangiare. Qual è la frutta zuccherina? Tutta. Quella dolce? Tutta quella che non è sul ortaggio e tutta quella che non è la mela. Perché? Perché? Tutto perché sono millenni di selezioni fatte per essere vendute e non selezionano quella meno zuccherina. Noi sul mercato abbiamo solo quella che è ultra zuccherina, perché sennò cosa vendono? Cioè, in un mondo dove i fruttivendoli fanno la concorrenza delle droghe pesanti, non è che possono vendere la frutta poco zuccherina. Comunque tu mangi la Stark. La mela Stark. Qualcuno sa cos'è una mela Stark? Qualcuno? Chi lo sa? Io? Qualcuno sa perché è importante la Stark? Ah no, non avevo capito perché è importante. Chi conosce la Stark esattamente? Cioè la forma... Che la nanno. Sapete che ha una forma diversa dalle altre mele? Ha il foto fatto come le bottigliette. Ha la forma che piacerebbe tanto al nostro massone insonno. Ha le 5 punte sotto. Come anche il movimento di prima, ha 5 punte. Sì. Ma la è rossa con le 5 punte sotto. Allora, in base agli studi fatti da gli allievi della Kuzmin, le donne sanno cosa sono gli antiossidanti perché rompono i coglioni dappertutto per la pelle, mettono gli antiossidanti sulla pelle. Per fare una mela Stark di antiossidanti ci vorrebbero 2100 kg. 2100 kg. Per questo quando un onnivoro comincia a mangiare 3 Stark, cazzo che pulizia! Dopo una settimana se ne mangia 3, minimo 3, senti che la carne puzza, come è successo con il mio amico della Calabria. Solo 3 giorni. Minimo 3 Stark al giorno. Minimo. Sotto le 3, secondo me non fai un cazzo. Non fai un cazzo. Ma scusa, ma mai dopo, prima del pasto lontano. Anche i mirtilli dicono che fanno molto bene alla salute, perché sono pieni di antiossidanti. Probabile. Cioè, però come la Stark non c'è niente. Cioè forse perché le altre mele sono state meno di lavorazioni. Sì, molte razze queste, molte di più. Io penso che la Golden, che non so come mai si chiama Delicious anche lei, è molto vicina alla Star. Non raggiunge i picchi della Star, però io oggi ho mangiato le Golden, io abitualmente mangio bene. Comunque molte sono tutti di croci, di cose. Sì, ma fuori dalla Golden, fuori dalla Stark, le trovo tutte troppo zuccherine le altre. Le hamburger? Tutte. Tipo le Fuji ci sono, che sono molto dolci. Io le trovo più acidi. Invece le arenette, così come tutte le ruote. Ma quelle sono molto acide, sì, però sono. Ma poi pensiamoci alla parola acido. Carattere acido. L'acido muriatico, ma tutte le cose acide. Ma pensate che siano interessanti? Cioè noi siamo alcalini, 737 siamo alcalini. Non so se 737 siamo alcalini.
Tra l'altro noi possiamo andare verso l'alcalosi un po' di più che l'acidosi, perché non è che voi morite quando mangiate robe acide o troppo alcaline, anche se dovreste, perché il sangue non può andare né in acidosi né in alcalosi, subito entrano i tamponi acidi, i tamponi alcalini, scusate, perché noi siamo tutti in acidosi, veniamo da trattare in acidosi, ma potremmo anche popparci bicarbonato tutto il giorno e andare in alcalosi, però l'alcalosi è tollerata fino a 7.8 il sangue, e l'acidosi può scendere fino a 7.2. Ma siccome siamo tutti in acidosi, il corpo sfrutta tutti i tamponi alcalini che ha per non acidificare il sangue, ma questo fino a 40 anni i tamponi alcalini. E che succede a 40 anni? Questo succede a 40 anni? Si invecchia. Okay, si invecchia. Il corpo, ma anche la mente. E l'invecchiamento, che voi lo vedete fuori, comincia prima dentro, non è il contrario. Quindi già quando siete invecchiati fuori, non vedete dentro, si trova più. Però, noi nel mondo sappiamo che c'è una melariana che è stata che bene, non mi ricordo come si chiama. Qualcuno la conosce forse. Vabbè, non me lo ricordo. Comunque su internet la trovo. Tu te lo ricordi forse? Non lo ricordi, no, comunque. Mi sembra che sia stato 20 anni nella mia, 20 anni. Comunque, a parte il melarismo che diciamo è l'alimentazione più amata al mondo, già il fruttarismo, usando la giusta dose di frutto ortaggio e non. Che poi Delia aveva gli allievi, ne aveva tanti per farsi in giro per l'Italia, hanno fallito tutti, perché erano tutti, questa è la mia opinione, e degli allievi di Delia che sono sopravvissuti, cioè quelli che sono riusciti a fare un po' di fruttarismo, erano tutti dei gran mangiatori di frutta acida, e allora gli venivano le carie, e allora avevano mal di denti, e dicevano, ma è possibile, siamo fruttariani, dovremmo essere immortali, e sto cazzo, allora ha mangiato una bella donna. Secondo me è meglio eccedere in alcalosi, quindi mangiarsi dei peli avocado, delle belle zucchine, delle belle... Ma carote, ad esempio, sono radici. Carote sono radici, non è... Basso ha un sacco di controindicazioni. Controindicazioni delle carote? Io chiuderei... qua, aspetta, leggo le ultime pagine di Delia che non ho letto. Lavoro sul tuo subconscio. No, io. Allora, la carne l'ho letta. Voce alta. Silenzio un attimo, per favore. Ah, sullo sport, su tutte le puntate sullo sport. Nel 1978 l'Associazione dei Medici Americani dice che l'ingestione di proteine aggiunte da parte di atleti che seguono un'alimentazione ben bilanciata non è di alcun aiuto nei programmi sportivi o di culturismo. Gli atleti infatti hanno lo stesso bisogno di proteine dei non atleti. Le proteine non aumentano la forza di un individuo, anzi spesso volte la digestione del processo di metabolizzazione di un eccesso di proteine richiedono un dispendio di energia superiore, quindi devono farsi il culo due volte di più in palestra e che furia. Inoltre un eccesso di proteine negli atleti può provocare disidratazione e perdita dell'appetito e diarrea. Diamond a questo riguardo parla del leone. Il leone, il quale è fatto solo di carne, dorme 20 ore al giorno. Mentre un orango, 6 ore al giorno. Ma che gatti? Le proteine sono una benzina sporca che produce abbondanti scorie di azoto. Il carburante migliore è quello fornito dai carboidrati della frutta. Anche se poi queste sono robe da rinnovare. Sappiamo che il vero zucchero è quello di fruttosio della mela. Quello che entra nella cellula col trasporto passivo. E... Vabbè, vai. Ho due cani che aspettano. Hai due cani carnivori. E già l'hai una bella della Starter. No, i miei cani mangiano carne trinta e col viso. Già col viso li stai ammazzando. No, non è vero. Va bene. Guarda, a me un cane corso ha campato 22 anni. Noi sappiamo che i cani di canto ha campato 24 anni. Lo schnauzer gigante ne ha vissuto 20 anni. Questo ne ha 14. Quindi, però come se lui vuole dire che io li rovino, te lo dica pure. No. Poi se mi trovo un cane che campa di più o un gatto che campa di più. Però come discutevo con Silvia Brandi, noi sappiamo che i cani vegani vivono più di quegli onnivori. Ma non è far violenza sui cani, però fare il cane. Guarda, non dagli additivi, io ti ho dato l'età che sono vissuti. Beh, cani sono... Però il cane, se tu pensi che normalmente un cane di taglia come il cane corso campa 10-11 anni, a me è vissuto 21,
è vegano di 25. Io non ti ho ancora conosciuto. Quando lo presenti, siamo qui. Pronto. Ciao da Franco. Vi dico le ultime cose che io vorrei mangiare anche a caccia, perché dovrebbe essere naturale la caccia per chi mangia carne. Allora, ragiona anche così, poi è talmente addomesticato e rincoglionito, poveretto, che si trova a mangiare. No, il cane in generale. Non bruciate che la videocamera non si tocca. Comunque no, volevo leggere ancora due paletteria, che poi tutti hanno preso la deria, tutti, perché sta storia della certificazione, dove l'hanno presa. Il dottor Bruno Massa. Di silenzio. Scusate, silenzio, grazie. Il dottor Bruno Massa dice una dieta che voglia essere disintossicante deve essere alcalinizzante. Giusto. Alcalinizzante. I grassi e le proteine danno luogo invece a residui finali A, C, I. Chi ha un carattere acido non è tanto simpatico, non è simpatico. E non c'è niente di peggio per intossicare l'organismo. Tutti i sistemi difensivi dell'organismo, come sistemi tampone o acido base, lavorano per ripristinare lo stato alcalino, e tutte le volte il corpo è rincoglionito in acidosi, soprattutto con i latticini, farinacei raffinati e la carne. Il professor Andrea Strato dell'Università di Parma conferma che le proteine non si trovano. I due medici Tomasi e Pizzinini nel loro libro Guida alimentare dello sportivo affermano: le proteine richiedono molta acqua, assumendo troppe proteine pertanto i muscoli si gonfiano ed aumentano di volume ma non di potenza. Concludendo, è stato dimostrato che il fabbisogno proteico non subisce alcun incremento neanche nelle prestazioni più intense. Ricordiamo che gli aminoacidi sono gli elementi, questo è Delia che scrive, gli elementi costruttori delle proteine, i mattoncini dell'edificio, non le proteine. Per derivare aminoacidi non più le proteine. Se no, se assumi proteine devi scinderle, fa un lavoro della Madonna per scinderle. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Dal punto di vista sociale, uno può disintegra con un'altra persona, nel senso che vai pesante, vai, nel senso che se uno cambia, che so, si gestisce, che prima andava con un collega a pranzo, in un ufficio, allora quando per rinuncia ad andare con questa persona a pranzo. Cioè magari ti devo fare. Però io penso che problema interiore di chi va a pranzo e ha fastidio del fastidio altrui. Allora, io mi sono trovato recentemente a una festa di compleanno con alcune amiche. Sono stato lì con loro al tavolo in questo locale, facevano la pannocchia, era la cosa più sana che c'era lì secondo me, ho preso quella per stare in compagnia. Poi dopo un'oretta siamo usciti perché era finito tutto, già prima avevo chiesto qualcuno si fa una banana con me, l'ho messa sul ridere, dal punto di vista sociale è risultata una cosa estrosa, però allo stesso tempo ho fatto quello che voglio fare e ho mandato comunque un messaggio. Poi è stato divertente perché c'è stata una battutina, mi fanno: ma le banane a quest'ora non ti fanno peso? E io gli ho risposto: e a te la panna cotta? Passo a Massimo. No, comunque il problema è sempre vostro. Non è mai nel senso che, che so, dare consigli per dire a pranzo, puoi fare, che so, portarti. Ma io eviterei a pranzo, si può consigliare in uno zaino. Ah, il consiglio di chi è quasi programmato. Ma chi vuole frutta? Metti una, ci sono dei vassoi che qui non è praticamente la frutta, la conservi, cioè dalle 9 fino a una luna, per esempio, che non arriva. E poi vai in un parco, ti metti lì, da un punto di vista sulla panchina, sì, sei tranquillo, ci puoi prenderti il sole, cioè hai più tempo per leggere il libro, quindi organizzarsi, ottimizzare un po' questa cosa qua, questo aspetto. Guarda, magari se ti trovi fuori, con il Milano, per dire, non è tutta dietro, magari vai in un contenimento, alla fine improvvisi, prendi di frutta, vai in una, un altro parco dove c'è la fontanella Malavidì, che per dire cioè voglio dire, tu vedi di solito come punto di riferimento
locali. C'è il ristorante, c'è il baretto. A Milano abbiamo un locale vegano, è incredibile, ne abbiamo già due. Mula in cinese, e la dice tonda in portoghese. Dire, se uno va in un bar, cosa potrebbe prendere? Un caffè no. Allora, in un bar, allora il mio consiglio quando uscite con chi vuole provare il fruttarismo, cazzo, ma c'è la fruttortaggio. Sì, sì, ti fai i pomodori, ti fai le olive, ti fai la verdura le giochine lesse, le giochine pure la piastra, dai, fatti il male. Come con le persone che possono essere come parenti, può essere il zio, insieme con loro, no? Se non ti sei organizzato ti porta più qualcosa. All'inizio c'è conflittualità. Allora, se fai un bar, per esempio, chiedi un centrifugato di frutta, per dire, o una spremuta, o sì. Per dire, essere un po' furbetti a organizzarsi. No. Ma al ristorante il fruttortaggio c'è sempre. Sì. Per dire, c'è un locale al centro, si chiama il Lord Vegetaria, sì. Che lì fanno dei centrifugati. Sì. E l'ex Viera, lui è il figlio di Viera, lui è il figlio di Gianni Viera. Per dire, sapere anche dare questi consigli, che possono anche non scoraggiare le persone a intraprendere l'italiano, per dire. Perché magari non si pone dei problemi di quel senso di sociale. Certo. Comunque non è che si dimentica questa cosa. Hai detto leggendo le ultime righe di Delia. Silenzio un attimo, per favore. Sì, sennò qua la videocamera non prende niente. Delia cita Eric addirittura, famoso per i suoi studi sulla nutrizione dell'uomo. La frutta, che è l'alimento più povero di proteine, produce il massimo di energia e un'incredibile resistenza. I medici che prescrivono alimenti ricchi di proteine dicendo che sono salutari si rendono responsabili della vitalità umana. Il professor Chipton conferma quanto dice Eric, anzi dimostra sperimentalmente che se diminuiscono le proteine aumenta sia l'energia che la resistenza. Il professor Indede, danese, divenne famoso perché sostenne e dimostrò che non vale neanche la pena di preoccuparsi per le proteine. Ancora prosegue Delia, esiste e scritta biologicamente all'atto di nascita della nostra struttura anatomica e della nostra fisiologia una continuità nutrizionale tra il latte materno e la frutta. Per cui possiamo, a giusto titolo, considerare questi due alimenti i prototipi alimentari e ancestrali dell'uomo. Poi parla anche del dottor Loven Wisdom, uno dei più profondi studiosi dell'alimentazione naturale dell'uomo, se lo dice Delia. Egli ci dice che l'adulto umano non ha bisogno di alimenti che contengono più dell'1% di proteine. È già esagerato, secondo me, dato che la mina è meno 0,2. E lo cita Mosserico in questo autore. Del resto, una volta completato l'accrescimento, il nostro fabbisogno di proteine serve solo la sostituzione delle cellule perdute per usura, cioè al semplice mantenimento dell'equilibrio metabolico. E per tale scopo la frutta è più che sufficiente. È vero che il nostro organismo funziona grazie allo zucchero, è anche vero che lo zucchero, e per zucchero intendiamo monosaccaride, che o è fruttosio e glucosio, e non quello inventato che è il saccarosio. Ma è anche vero che lo zucchero, come qualsiasi altro alimento, per essere assimilato deve trovarsi associato con vitamine, specialmente quello del gruppo B, minerali, aminoacidi e altri elementi nutritivi con i quali costituisce un fitto complesso, equilibrato ed armonico. E Delia conclude: occorre ora accennare alla fase fruttariana dell'alimentazione che costituisce l'aspirazione massima di tutti i vegetariani, cioè la loro stella polare, ed è il fruttarismo. Questa fase fruttariana si raggiungerebbe la massima disponibilità di alimenti e quindi si potrebbe nutrire il massimo numero di persone, in quanto la resa di prodotto alimentare dell'albero fruttifero supera di gran lunga quella di qualsiasi altra fonte di alimentazione. Qui c'è l'esempio dei 15 kg di frumento, 45 kg di patate, 1812 di banane. Chiudiamo proprio qui. Parla dell'alta resa spontanea da pianta fruttifera. E fra l'altro l'uomo non avrà più bisogno di darsi a quando... Scusate, la videocamera non lo so. Scusa, non potete andare di là? Grazie. Tra l'altro l'uomo non ha proprio bisogno di darsi affannosamente da fare come fa oggi per sete di profitto, per accumulare denaro. Non costringerà più le piante a rese innaturali con trattamenti amputativi, innesti e potature, perché tutte le piante sono innestate purtroppo, con uso di fitormoni,
si profila in questo modo un altro effetto estremamente benefico dell'alimentazione subterranea, e qui l'olismo di Delia. L'uomo finalmente comincerebbe ad affrancarsi veramente dalla schiavitù del lavoro, e qua si introdurrebbe poi Salvatore col signoraggio. Obbligatorio, continua a procurarsi cibo e dall'ossessione di accumulare beni, denaro, liberandosi così dalla secolare soggezione delle leggi della produttività intensiva. E gli allievi di Delia scrivono questa parte di Delia, proprio l'affrancatura dal lavoro obbligatorio e dallo sfruttamento delle piante. Io ho finito, se volete aggiungere qualcos'altro. Sicuri? Ora o mai più. Grande, grazie.